Carola d'Industrie nasce nel 1933 da due fratelli, Giovanni e Bruno Fraccaro, che avevano la passione dell'elettronica e delle trasmissioni via etere, che allora erano agli inizi. Da quando è cominciata la televisione, in effetti, poi l'azienda ha sempre avuto un'evoluzione costante in questo settore, diventando leader in Italia e uno dei principali attori nel mercato europeo per la ricezione dei segnali televisivi. Negli anni 80, comunque, dopo lo sviluppo della televisione, l'azienda ha pensato anche di diversificare il proprio settore, è entrato nel settore della sicurezza attiva, vuol dire sistemi di antifurto, antincendio, TV circuito chiuso per abitazioni ed edifici. In Italia siamo più di 500 persone. Noi abbiamo iniziato ad usare gli strumenti di Google nel 2008. Ci siamo avvicinati prima nella parte di sicurezza per la navigazione, per la posta elettronica. Successivamente ci siamo avvicinati a tutta la suite di Google Apps e un anno fa, nel 2009, tutte le aziende del gruppo hanno adottato in toto la soluzione Google Apps. Si è visto che una parte delle risorse, delle energie che andavamo a spendere nella parte IT non avevano un impatto diretto. Concentrandosi su ciò che aveva un impatto diretto, avremmo avuto dei vantaggi innegabili. Questo è possibile con il cloud computing. In questa maniera l'IT non disperde le proprie energie e si concentra su ciò che è essenziale in azienda, che dà un apporto diretto al business. Per far collaborare le persone all'interno di un gruppo di aziende sparse in Europa, quali noi siamo, e i partner, cioè clienti e fornitori, un aspetto fondamentale è eliminare le difficoltà che tengono distanti le persone. Una di queste difficoltà è legata alla tecnologia. Google rende facile l'utilizzo della tecnologia. Dal lato dell'azienda rende facile l'adozione di tecnologie complesse che, se realizzate in casa, sarebbero di difficile realizzazione, se non impossibili in taluni casi, date le risorse necessarie per realizzarle. In un primo momento abbiamo iniziato a utilizzare gli strumenti di Google Apps in maniera convenzionale, email con allegati, fissare appuntamenti a calendar, prenotare le risorse. Il passo successivo è stato quello di utilizzare questi strumenti insieme, come fossero un'unica scrivania dove tutte le persone si ritrovano a lavorare contemporaneamente in luoghi geograficamente diversi sugli stessi documenti. È un po' come poter ragionare in punti diversi del globo insieme in un'unica idea, e questo è fondamentale. Quest'anno avevamo una sfida da vincere. Dopo 10 anni dalla prima introduzione di SAP, dovevamo procedere all'upgrade. In questo caso, tutte le aziende sarebbero state soggette all'upgrade contemporaneamente, quindi aziende in Europa con lingue e abitudini diverse. Un'ulteriore complessità era dovuta al fatto che le persone dovevano interagire in maniera molto stretta tra loro e con consulenti afferenti a società esterne all'azienda. Infine, era il momento per raccogliere tutta la conoscenza che si era depositata nello strumento per renderla disponibile alle altre persone del gruppo. Pensiamo di utilizzare Google Apps per coordinare e organizzare il progetto, ed è stato un successo. Utilizzammo Sites e Docs per, da un lato, presentare le informazioni, la conoscenza raccolta, le cose da fare, e dall'altra la conservazione e l'archiviazione. Utilizzammo Calendar per dare visibilità a tutte le aziende, alle persone all'esterno dell'azienda, sulle presenze delle varie persone e sui temi trattati. L'upgrade di SAP fu un'enorme macchina che girava a velocità elevatissima e senza perdere un colpo. Noi siamo stati estremamente soddisfatti nell'utilizzo di Google Apps nella gestione di questo progetto, ed è per questo che invito le persone che hanno la gestione di un progetto, grande o piccolo che sia, di valutare gli strumenti di Google Apps nella loro gestione. Vi stupiranno!